Siamo col dottor Domenico Albano. Pisticci torna alle urne il 17 e il 18 ottobre. Sono due esponenti del centro-sinistra e due ex amministratori a contendersi la poltrona del primo cittadino, Domenico Albano e Vito Di Trani. Siamo adesso con Domenico Albano, sostenuto da quattro liste, che al primo turno ha ottenuto il 37,38% delle preferenze. Dottor Albano, perché gli elettori dovrebbero votare per lei? Perché noi abbiamo chiesto e chiederemo e chiediamo ai nostri concittadini di sostenerci, perché abbiamo non perché c'è una competizione elettorale, ma perché abbiamo un programma, un progetto ben definito che è noto a tutti, abbiamo avuto modo di farlo presente a tutti il nostro programma, che ha una visione. Cioè noi abbiamo una visione di quello che può essere il presente, quello che è il presente e quello che può essere il futuro della nostra comunità, e questo è molto importante e vogliamo metterlo a disposizione dell'intera comunità. Perché pure votarci? Perché la nostra coalizione, abbiamo detto prima, è fatta di civiche e di un partito, e soprattutto è fatta da tante persone, anche tanti giovani, con un mix di esperienza e novità per quanto riguarda l'attività amministrativa. Poi per quanto riguarda un altro fattore importante è perché la nostra cittadina è fatta da tanti anni, da tante frazioni, da tanti borghi. Noi l'abbiamo definita una città plurale. Viene definita una città plurale, quindi ha bisogno di unione, ha bisogno che tutte le anime confluiscano in unica identità, e questo è molto importante. E oltre alla divisione c'è pure una divisione pure sociale, che non è molto rappresentata, ma è molto importante. Per questo c'è bisogno di una figura per quanto riguarda la rappresentanza del paese, per chi la deve rappresentare, la figura di sindaco, che deve essere rassicurante, deve essere serena e rasserenare la gente e cercare di unire tutto il territorio in un'anima sola, non alimentare contrapposizioni o alimentare divisioni parlando di buoni, cattivi, onesti, disonesti, buoni, delinquenti, tutte queste cose qua. Bisogna unire il territorio, farlo in modo sereno. Io penso di essere una persona abbastanza moderata, tranquilla anche caratterialmente, e penso di poter avere questa possibilità, se l'avrò, di unire, di cercare di arrivare a una pacificazione sociale di tutto il territorio, perché solo così possiamo andare avanti, solo in questo modo possiamo riprenderci, se no, altrimenti le fratture interne, le divisioni possono solo ancora dividerci. Lei è già stato amministratore di questa comunità, che cosa cambierebbe di quell'esperienza di governo? Allora, io sono stato amministratore, ma non sono stato il sindaco di quell'amministrazione, sono stato vice sindaco, ma non il sindaco. Per quanto riguarda, per fare un'analisi di quello che magari è stata la vicenda amministrativa, più che altro io cambierei qualche cosa, lo stile, che a volte spesso non è stato adeguato per quanto riguarda uno stile di governo, uno stile di amministrazione. Noi abbiamo avuto la riprova poi dopo alle scorse amministrative, dove stiamo ripresentandosi lo stesso sindaco, non abbiamo avuto più lo stesso consenso, sia può darsi per l'attività amministrativa, sia può darsi che c'era il vento a favore, però c'era una certa ostilità da parte dei cittadini, di una parte dei cittadini, proprio perché lo stile amministrativo, del governativo, non era adeguato a tutto. Poi questa parte, a parte i cittadini, anche l'ostilità che si è creata, il muro che si è creato con gli enti, gli altri enti pubblici, regioni, altre cose, può darsi non ci ha permesso di andare avanti, di portare avanti, di finire, portare a termine dei progetti anche importanti che avevamo in cantiere. Quello di Pisticci è un territorio complesso, con più nuclei abitativi e diverse problematiche.
Puoi indicare in breve la prima cosa da fare per il centro storico, per Marconia, le frazioni più piccole e il polo di Maria? Il nostro primo abbiamo detto è fatto da tante tante comunità. La prima cosa, fatta la premessa che la prima cosa da fare in tutto il territorio è la pulizia e il decoro urbano, che è al di sopra di tutto. Fatta questa premessa, partendo da Pisticci Scalo, andando fino al mare, a Pisticci Scalo è importante adesso emettere un progetto di riqualificazione che non è proprio stato condiviso con i cittadini. Adesso prendere quel progetto, confrontarsi con i cittadini e variarlo in un certo modo per poter far sì che le esigenze degli stessi cittadini vengano soddisfatte. Sempre per la Barbasendo, iniziare, cercare di premere, la prima cosa che sarà fatta è quella della bonifica in sé, perché vuole dei tempi, ma premere sulle istituzioni perché venga ripresa questa bonifica. Per quanto riguarda Pisticci Centro, la riqualificazione dei rioni storici Terra Vecchia, di Rupo e Rione 13, quindi attraverso un piano di recupero e di riqualificazione. Questo però è un qualche cosa che pone delle premesse, bisogna fare un monitoraggio per il consolidamento, perché solo facendo queste opere poi si possono candidare a dei progetti tipo i Sassi di Matera come patrimonio dell'UNESCO, quindi solo così. Però ci sono delle cose preventive che vanno fatte subito. Passando per Tinchi, ci sono delle priorità che i cittadini mi hanno sollevato, quelle riguardo la sicurezza, che possono sembrare anche banali, tipo i rallentatori a Tinchi, però è qualcosa che mi attiverò subito, perché per loro, per tutti quanti è importante. E il tema ospedale. L'ospedale se ne parla, però bisogna mettersi, andare dalle istituzioni e una volta per tutto, vista alla luce anche del PNRR, che prevede anche questi ospedali intermedi di comunità e è previsto qualcosa riguardo la sanità, cogliere l'occasione e riempirlo di contenuti, non di uffici, riempirlo di contenuti. Questo per quanto riguarda Tinti. Per quanto riguarda il centro agricolo, c'è il nostro problema dell'abusivismo, là bisogna interfacciarsi subito con la prefettura e vedere come fare per dare dignità e posto alle persone che ci abitano e cercare di e quindi trovare un altro alloggio, vedere come risolvere il problema. Marconia, la priorità è quella della regimentazione delle acque bianche, si è sentito parlare sempre di questo. Noi abbiamo adesso un progetto preliminare, quindi bisogna fare subito un progetto definitivo ed esecutivo, e visto pure il PNR, quindi adesso abbiamo la possibilità di farlo subito, quindi accelerare i tempi e scongiurare il pericolo di allagamenti in questa frazione. E anche la riqualificazione della piazza elettrica, la piazza del salotto della cittadina e la piazza del mercato è importantissima, sono cose che si possono fare in breve tempo. Andando poi per Casinello ci sono stato, la gente vuole l'ordinario, ha bisogno di strade normali per poter accedere alle proprie case e per poter andare a lavorare. Questa sarà la prima cosa che bisogna fare, perché nel 2021 non ci può essere una cosa del genere, non possiamo pensare a una cosa del genere. Per quanto riguarda il mare è il macro attrattore. Da là dipende tutto lo sviluppo del turismo, quindi bisognerebbe fare una riqualificazione paesaggistica della parte, quindi facendo riferimento soprattutto ai parcheggi, a nuove entrate, aree picnic, aree camper, cose che si possono fare anche subito, dotandolo di servizi, di bagni, guardia medica, e soprattutto tenendo un occhio di riguardo agli operatori, quindi dando i servizi, le infrastrutture a loro, tipo internet, acqua, una certa quantità, luce, insomma, tutte queste cose. Queste sono importantissime, solo così può diventare poi il volano e quindi far sviluppare il turismo e tutta la nostra, tutto il nostro territorio sicuramente crescerà.
Qual è il troverà giovamento. Il suo messaggio al suo avversario, Vito De Frane? Il mio messaggio è che la contrapposizione politica non deve essere politica, deve rimanere politica e non deve arrivare ad essere una contrapposizione personale. Questo è una cosa che mi tengo a precisare, perché nel mio modo di essere. Per quanto riguarda un altro messaggio è che alla fine di questa tornata elettorale, qualunque cosa deciderà, il popolo è sovrano, deciderà da chi essere rappresentato, qualunque cosa deciderà il popolo, dopo bisogna, in Consiglio Comunale tutte le forze devono collaborare per il bene della comunità, per la rinascita del territorio, per il bene comune, solo così può andare avanti questo territorio, a prescindere da come andrà questa tornata elettorale.